Questo programma è offerto da Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale Edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Bentrovati su Globus Radio Station da Antonella Guglielmino con un compagno di viaggio d'eccezione per 5-10 minuti forze, quindi sono con... Quindi mi praticamente... sono temporaneo. Temporaneo, sì, finché non arriva il ritardatario Franco Liotta. Quindi buongiorno, sei... buongiorno, come Francesco Ricca, buongiorno. E con Ciccio Ricca qui ad aiutarmi nella conduzione, perché il mio bravo e bel collaboratore Franco Liotta, anche lui come te, è un ritardatario. Sarà no, il nome? No, io sono arrivato in anticipo, sono qua presente all'inizio di professione. Sì, due minuti fa, va benissimo. Ma conta, sì, insomma. Certo, ovvio. Oggi abbiamo degli ospiti d'eccezione. Abbiamo qui con noi Totò Calì, grazie di essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. Abbiamo Rosy Ronzisvalle, grazie di essere qui. E abbiamo il nostro amico, anche lui Francesco Russo. Ciao, ben arrivato. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, a tutti. Ciao, che bello avere qua. Abbiamo la festa dei Franceschi oggi. Il Francesco Ricca, Francesco possiamo Liotta, dire, Francesco Russo. Possiamo dire il termine, ormai lanciamolo subito. È il mio socior, anzi io sono il suo socior. Ok, socior. Ora ti spiegherò perché. Socior. Ok, ma io voglio iniziare con Totò Calì. Totò Calì insieme a Rosy sta arrivando da Frosinone. Torni da Frosinone, dove ha vinto il primo premio per un cortometraggio. Ci vuoi dire cos'è? Sì, la manifestazione si intitolava Corto ma non troppo ed era una manifestazione dedicata a tutte le problematiche psichiche, quindi erano cortometraggi che provenivano da varie realtà italiane sul disagio psichico, quindi il tema sostanzialmente era questo qui, trattato in vari modi. Noi abbiamo pensato di trattarlo in maniera molto allargata. Io collaboro con la CTA Villa Verde di Catania da un po' di tempo, sono conosciuto peraltro perché sostanzialmente mi si conosce di più come vignettista. Ma da 5 anni, oltre che a lavorare sulla mia di follia, sto lavorando anche su quella degli altri. Il confine poi quando si entra in questi contesti, ma sai che cos'è? Che la testa segue dei percorsi a noi oscuri molte volte, quindi... Guarda, io dico anche che la mente è un filo di capello e io sono nel posto giusto perché appunto capelli non ne ho, nel senso che ho già dato tutto. Per cui la nostra idea legata al cortometraggio e a questa esperienza era quella innanzitutto di vedere realtà nazionali, certo, e quindi capire come lavorano gli altri, e soprattutto quella di dare alla problematica psichica non tanto un taglio che fosse per gli addetti ai lavori o solo interessante per quelli che hanno problematiche psichiche,
ma i temi trattati nel cortometraggio sono temi che interessano tutti, in quanto essere al mondo, avere un certo tipo di comportamento, comprendere le nostre emozioni, riuscire a capire e a costruire relazioni sane, penso che appartiene, certo, un po' a fa tutti. Parte. E Rosy, com'è stato lavorare con Totò? Splendido, è un regista meraviglioso. Ci mette tranquillamente a nostro agio ed è come seguire un maestro d'arte, un drammaturgo e un regista abbastanza navigato come è lui. Ci conduce per delle vie realmente creative, cioè la nostra, diciamo, i nostri disagi sicuramente vengono meno. Quando si lavora con lui esprimiamo la parte migliore di noi e ciascuno può trovarsi in situazioni magari difficili, diciamo. Ecco. E invece con lui ti ha aiutato a tirare fuori, sì, insomma, certe problematiche a risolverle nel modo migliore possibile, cioè riuscire a mettere in teatro o in scena le vostre emozioni. È sicuramente qualcosa che rimane non solo per chi le esprime e ci lavora, ma anche tutto un seguito di persone al nostro come i parenti, come gli amici, come le persone che vi amano, insomma, sì, e che vi seguono nel vostro percorso, sì, giusto? Sì. Totò, ma scusami, tu da vignettista, sì, scrivi, insomma, di tutto e di più. Ho fatto veramente un po' di tutto. E questa è la curiosità che mi tiene allegro in vita, mi fa essere curioso. Io ho bisogno sempre di sperimentarmi in cose nuove, questo è poi il nucleo della creatività, cioè, certo, cercare sempre cose stimolanti. Certo. Entrare a fare parte di questi del contesto sanitario, sinceramente non me lo aspettavo. E invece è successo che, anche questo. Tra l'altro, quello che io ho insegnato a questi ragazzi avrei insegnato tranquillamente agli studenti di Accademia di Belle Arti, a chiunque mi avesse chiesto di spiegargli cosa poteva essere la creatività. C'è uno psicologo famoso che si chiama Bion, il quale dice che quando ci si trova di fronte a problematiche di tipo psicotico, che è diverso dall'essere nevrotico, certo, lo psicotico, certo, è quello che vive nelle allucinazioni, che ha, insomma, delle patologie serie, diciamo che ha pochi ormai contatti con la realtà, sì, che comunque va, sì, come suol dire, fuori di sé, c'è sempre un nucleo sano a cui un terapeuta si può rivolgere. Ne parleremo dopo il brano musicale, andiamo ad ascoltare Ritratto Pennellate al Mondo VIP. Oggi una puntata super stellare in nome del Francesco, di Francesco, perché è arrivato il mio bel collaboratore Francesco Liotta. Chi ti è arrivato? Il mio bel collaboratore Francesco Liotta. Ah, beh, mi sento bene. Ecco, no, bene. Ma sai perché? Tu lo sai, io sono una persona molto impegnata, per molto, cui sì, ogni volta trovare il tempo per poter arrivare in trasmissione è sempre difficile. Oh mio Dio. Vabbè, oh mio Dio. Come si dice in Alto Adige, ci stai pigliando sopra. Vabbè, ecco, comunque. Va bene. Okay, diciamo va bene. Così. Okay. Scusate per il ritardo. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, ho visto adesso, arrivato. No, veramente oggi si parla di ironia, vedo si parla di temi anche più importanti, ci sono colleghi, ci sono persone della nostra, certo, famiglia. Vero, veramente bello. E allora, di che stavate parlando, dai? Stavamo parlando del scusate, ciao a tutti. Ciao. Okay. Stavamo parlando del cortometraggio che ha vinto a Frosinone. Corto ma non troppo, corto, vero? Corto ma non troppo. Sì, non è proprio, diciamo, non cose è corto. È Paliano, provincia di Frosinone. È Paliano, provincia di Frosinone. Perfetto. Rosy, ci vuoi dire qual è la trama di questo cortometraggio? Sì, come diceva Totò poc'anzi, ci si può rivolgere un po' a tutti, nel senso che a chi di noi non è capitato di trovarsi nel caos totale nella propria vita. Ci sono dei momenti particolari in cui è difficile ritrovare il filo dell'equilibrio, della conformità, per cui questo cortometraggio si svolge in un ambiente all'inizio dove c'è il caos totale e alcuni partecipanti, elementi di questo corto sono come delle statue immobili che non si muovono. Il protagonista cerca di respingere anche l'iniziativa di, che sarebbe poi la mia parte, l'iniziativa da parte di Colella, la quale vorrebbe un attimino
essere un attimino più entrare in relazione con gli altri, per più volte la respinge, ma questo non per tutto il cortometraggio. Poi miracolosamente questo protagonista si sveglia in un ambiente quasi magico dove l'armonia e la perfezione ci conducono a quella che è la pietà di Michelangelo e sì, come no. Quindi il messaggio è che dal caos si arriva all'armonia, alla perfezione. E anche che il disordine non ci porta a nulla, nel senso che il disordine è qualcosa di indescrivibile, non ci dà la possibilità di avere chiara la situazione. Tant'è che questo disordine è fatto da libri. Sì. Per cui tanti libri disordinati non vogliono dire niente, tanti libri ordinati, ma soprattutto letti, arricchiscono chiunque di noi. Certo, ovvio. Ma Totò, dimmi una cosa, tu sei un vignettista, l'ironia diciamo che è il tuo pane quotidiano. Nell'attività da vignettista. Ma quando tu ti sei cimentato invece con un tema molto più difficile per certi aspetti, non dico dal punto di vista professionale, ma dal punto di vista proprio forse dell'emotività. Questa ironia che tu hai intrinseca, Come l'hai espressa? Beh, innanzitutto l'ironia è una delle difese, secondo la letteratura della psicologia, è una delle difese cosiddette alte, nel senso che con ironia si possono prendere alcune problematiche della vita senza farle diventare complesse, certo, e poi patologie, perché voglio dire, sia l'ansia che la paura possono essere, se prese con ironia, anche smorzate. Smorzate, vissute in maniera completamente diversa. Se invece ci lasciamo travolgere da queste emozioni, se ci lasciamo travolgere dalla paura, che sostanzialmente è una di quelle condizioni dell'uomo che deve esistere, così come l'ansia, no? Perché attivano e ci fanno sopravvivere. Se non avessimo paura, non avessimo l'ansia, non avremmo, certo, saremmo calma piatta, saremmo, certo, robotici. Ovvio. Per cui l'ironia. Quindi l'umanità in questo. Tra l'altro, l'ironia che ho trovato entrando in questa complessa situazione, no, non nella città, in questa complessa situazione che è la problematica psichica, è che non ho capito bene il confine dove iniziano i malati e iniziano i curanti. Cioè, c'era una miscellanea. No, c'era una frase, non mi ricordo era in quale film, dove diceva che la normalità dove sta? Dentro o fuori? Molto più probabile che la normalità sta dentro. Guarda, sono stato 2 mesi fa al Museo della Mente di Roma, dove campeggia una scritta enorme, dove c'è scritto da vicino nessuno è normale. E di fatto la normalità non è altro che una serie di regole che noi ci siamo, certo, dati. La normalità sono delle convenzioni, non è un'altra sociali cosa. Quindi non è naturale, ma è positivo in questo senso, qualcosa che sia stata. La normalità sono le regole, cioè tutto quello che noi apprezziamo degli altri, che ci attira degli altri, non è la normalità degli altri, ma è la follia degli altri, cioè quella follia che fa essere ogni persona unica, diversa dall'altra, è creativa, è particolare, con quella personalità. Ecco perché gli artisti sono sempre persone, tra virgolette, annuisco, molto, infatti, molto apprezzate. Qualcuno mi sta mostrando qualcosa. Se il mondo fosse chiaro, certo, l'arte non esisterebbe. Ma tu sei giornalista, quindi certe cose, tu non sei artista, sei giornalista. Beh, io ho una formazione artistica, per cui per me è pane quotidiano, quello, nel senso che io ho fatto l'Accademia di Belle Arti e fino a 5 anni fa facevo performance, teatro, per conto mio, cose mie. Poi entrando in questa... Mi sembra che hai fatto qualcosa anche con lo stabile, se non ricordo male. Sì, stiamo parlando qualche anno. Del 2000 avanti Cristo. Sì, ecco, qua parliamo del 1700 e ora dal 2000 avanti Cristo. un'altra cosa. No, io sono giovane, quindi io certe cose non le posso... Giovanissimo. No. Ma è capitato che io una volta chiesi così, ma per scherzo, all'ex direttore dello stabile, se gli proponevo un lavoro di farlo insomma all'interno di qualche cartellone, lui mi ha detto sì, quindi io nel panico più totale ho scritto, cioè, perché tu ti eri proposto, l'hai buttato, ma io lì mi aspettavo un no, e quando ti disse sì invece e poi mi sono buttato sulla cosa che conoscevo di più, quindi la storia che ho raccontato in quell'esperienza è stata la storia di come nasce un quadro, perché c'ero io che facevo un quadro di 6 metri
sul palco, quant'era il palco? Bellissimo. Non puoi farlo di... Sì, no, 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 decisamente no. E questa sarebbe come vabbè, al Louvre... Parole tue, parole sì, tue, Franco Liotta. Ecco. La Gioconda, che tu ti immagini che sia una cosa enorme, poi invece è una cosa così che appunto... Però è unica. Sarà piccola ma è unica. Cioè, come te. Cioè, quello sempre. Vabbè, andiamo avanti, dai. Quello sempre. Cioè, sul discorso della Gioconda unica... nel senso, la Gioconda sì è unico il quel quadro, però, comunque la però voglio dire seriale. È forse il quadro più riprodotto in qualunque posto, certo, in tutto il mondo, dai portacolori ai preservativi, insomma. Sicuramente. Sicuramente, però diciamo che l'essenza è unica come il nostro direttore. Dai, come il nostro direttore. Sicuramente sì. Totò, noi ti ringraziamo. Adesso facciamo un turnover dei, noi dei nostri grazie ospiti. A voi per averci... No, grazie. È stato molto bello. No, invece, ma tu quando pensi che potrai, invece potremo vederlo noi questo corto? Se... Qui a Catania vi farò sapere, non abbiamo ancora messo in cantiere la possibilità di proiettarlo. Perché casomai sappi che nel momento in cui ci sarà, noi potremo essere cassa di risonanza per questo evento. Grazie, molto bene. Sicuramente, dai, una cosa così bella, è giusto che abbia più risonanza possibile. C'è il collega Cicciurica che ti vuole chiedere qualcosa. È una mia curiosità, vignettista. Chi è il vignettista? Lo chiedo perché conosco la fortuna di conoscere Enzo Apicella, che chiaramente come vignettista le conoscerà. Certo che lo conosco. Ecco, chi è il vignettista? Perché si fa molta confusione con il fumettista ed è una cosa completamente diversa. No, il fumettista racconta una storia, sono tante tavole e all'interno di queste tavole si racconta una storia. Il vignettista deve sostanzialmente sintetizzare con una parola o con un disegno una condizione oppure un fatto di cronaca. Più che altro il vignettista serve a raccontare fatti di cronaca. Mi serve per ricordare, questo è un aggancio, perché voi sapete che noi in Sicilia, soprattutto a Biancavilla, in provincia di Catania, c'era un grandissimo vignettista che era Coco. Certo. Come no, che come no. Purtroppo ci ha lasciato da qualche anno, ma lui, a parte aver disegnato per tantissimi, veramente panorama, di tutto di più. È stato anche premiato poi, con Lions Day Award, sai? Sì, va bene. Ok. Ecco. E poi è tornato a Biancavilla per il suo ultimo periodo della vita e comunque era sempre in contatto con i grandi appunto delle vignette, dei fumetti e così via, con Forattini, con Altan e tanti altri. Per questo, un ricordo di un nostro compatriota. Va bene, grazie. Grazie ancora a voi. Ti aspettiamo nuovamente qui. È una minaccia. Sì, ti aspettiamo nuovamente qui e anche a te, Rosy, chiaramente. Mi raccomando. Prima di Totò vieni tu, va bene? No, anche perché ti vogliamo vedere sullo schermo. Ok? Grazie. Grazie. Ciao. Grazie, alla prossima. Ciao. Adesso turnover. Hello? Pablo? This is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sundown. Arti sonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Globus Magazine. Cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Turnover!
Forever, Radio Ritratto, Pennellate dal Mondo VIP. Sono qui con Francesco Russo, direttore responsabile del neonato. Anzi, scusate, ma perché ha detto sono qui? Cioè, gli altri che cosa siamo? È e qui. Chi siamo? È qui. Vabbè, vai avanti. Io oggi lo picchio, lo giuro che lo picchio. Allora, Francesco Russo, parliamo noi due. Sì. Direttore responsabile. Ciao, ciao. Ciao. Come si suol dire. Okay. Francesco Russo, parlami un attimo di questo. Sì, intanto grazie per l'invito, è sempre un piacere venire qui. Ti parlo un po' di SocialArt. Meno male che c'è Ciccio Ricca qui al mio fianco, perché Ciccio mi supporterà. Ricca è un supporto morale. Mi supporterà, sì, certo, perché lui chi è? Ciccio Ricca, oltre ad essere un nostro amico, collaboratore e conduttore della radio, è in pratica il mio socio. Ah, wow. SocialArt, no, definito da poco. SocialArt. Sì. Sì, richiamando il. Meno male che non è SocialArt. Qui, okay, insomma, ecco, appare, sì, in gerenza, sì, come coordinatore editoriale, in realtà poi è socio di tutti. Io ero un piccolo, però cosa, sì, appare. Scusa? Antonella i Precicci. I Precicci. Allora, ti spiego, insomma, per quello che posso spiegarti, perché è quanto un po' assurda, no, però SocialArt Network nasce in un mese dopo un'illuminazione parigina, come ho scritto qui nell'editoriale, perché è un'idea che ho rubacchiato a Parigi. Si chiama SocialArt perché diciamo riunisce tutto ciò che è social, quindi sociale, tendenze, più, sì, art, quindi cerca di mettere in correlazione quello che è social e l'arte, ed è un esperimento folle per una serie di motivi che ora ti dirò. Certo. Il primo di tutti è perché è cartaceo. Cioè, e quindi inizia cartaceo, ecco, perché c'è anche la piattaforma web. Sì. Inizia cartaceo con una tiratura per giunta di 10.000 copie, quindi insomma una cosa sostanziosa. È un free press, chiaramente, un magazine che si trova per adesso a Catania, distribuito, sì, per adesso, poi magari chissà. Però ci sono rubriche che vengono anche, sì, da altre, diciamo, parti del mondo. Un occhio di riguardo su Catania, però che si affaccia certamente sul mondo intero. E poi folle perché c'è Antonio Razzi all'interno. Sì, la foto, sì, quella anche. Bellissima. L'altro motivo perché comunque ha un'impaginazione abbastanza particolare, come hai notato. Si tratta di un pieghevole che si gira ogni volta che si apre, insomma, ci vuole un corso di aggiornamento, esatto, per aprirlo. No, io invece credo che voi l'abbiate fatto per risparmiare, ok, così almeno non c'è bisogno di fare più di fogli, fare pagine, pagine. Sì, perché questo, come ben, ecco, sapete, per stampare quando è un foglio diciamo così, ecco. Okay. E poi insomma quelli che sono i contenuti, non è io ho voluto fare un giornale che non sia il solito giornale free press e si trova in giro, che chi passa lo vede, lo guarda un minuto e lo posa. Cosa vuoi dire, scusami? Nel senso che spesso capita, ci sono dei giornali che... Ma non c'entra. Che lo prendi, va bene, non te lo leggi nemmeno. Certo. Proprio neanche guardi il titolo, cioè, insomma, certo, si guarda così. In realtà questo cerca in tutte le maniere, spero di riuscirci, di attirare l'attenzione su quello che sono sia i titoli, sia il taglio editoriale, sia i contenuti, eccetera, eccetera. Francesco, ma dimmi la verità. Questa cosa neppure nati ci piacciamo già. Come cavolo, chi ve l'ha detto? Cioè, allora, una volta dicevano le mamme. No, mi fai bene a dirlo, sai, cioè, perché? In pratica questo qui che abbiamo qui è il numero zero, che, sì, vale per tutta l'estate. Poi sarà un bimestrale a tutti gli effetti, settembre, sì, da settembre. Mm. Quindi numero zero, quindi neppure nati, perché in realtà un numero zero è ancora, certo, diciamo, un embrione, come in copertina. Mi riallaccio. Antonella lo sa già, ma in copertina, secondo te, cosa c'è, esatto, raffigurato? Volevo arrivare a questo. No, facciamo l'esperimento live. No, io volevo capire sapere chi era di voi due. Questo, no, nessuno dei due, anche perché non c'entravamo. Il 70% delle persone non vede, non guarda bene. Sì, effettivamente. Non va oltre. Sì, non va oltre. Ecco. Il giornale vuole andare oltre, quindi no, ragazzi, devi dire non mi dite che è il feto, che è così banale. Sì, è poi? Il feto, ma però, che sta facendo il feto? Secondo me o sta bevendo vino, chissà. C'è. No, no, dai, guarda bene. No, guarda bene, guarda bene. Cosa c'è? Cosa, luce? Fa? Cosa tieni in mano? Cosa, allora, sarà non mai? Sta guardando i cartoni animati, questo è sicuro. Esatto. Quindi, non mi dire che è un tablet. Che e sta, quindi sta facendo uno smartphone? Sta facendo un selfie. Okay. Applausi, applausi, applausi.
Sì, però esatto. Ragazzi, ce ne vuole, ma per adesso, arrivarci. Nessuno cioè, ci arriva, lo so. Cioè, scusami. Ma il punto è proprio questo, vedi? Insomma, se tu poi guardi bene e leggi attentamente, poi scopri effettivamente sì, tante cose. Ecco. Non ovviamente non... citiamo chi ha realizzato. Sì, l'opera di Antonio Sortino, che viene tra l'altro intervistato all'interno. Sì, sì, ho visto. Il format sarà questo: metterò sempre una in copertina, insomma, un'opera di un artista che poi verrà intervistato dentro. Poi ci sono altre rubriche, c'è una rubrica da Londra di Raimondo Ventura, altri collaboratori che non elenco perché insomma mi perdo alla casa. Mi vuoi come collaboratrice? Silenzio. Attenzione, no. Attenzione. Mi vuoi come collaboratrice? Questa è una proposta live. Sì, si dirigono a vicenda, no? Cioè, perché io ti dico te la direttore, certo. No, ma chi è Mr. Ripley? Mr. Ripley è un collaboratore che non vuole svelare la sua identità. No, veramente, ti giuro, non è di qui, ti dico. Okay. Lui cura la rubrica troll. Io non so se tu sai cosa vuol dire troll. Sapete cos'è il troll? Cos'è? In termini di social network, tu sai cioè, cos'è il troll? Me l'hai spiegato, quindi faglielo dire. Vabbè, insomma, non lo so molto bene. Cerco di spiegarlo. Dovrebbe è una figura, insomma, un personaggio che spacca, disturba quelli che sono i post che si condividono. Ecco. Ho capito. Irriverente, una persona insomma che giudica sempre, e quindi è meglio usare una e quindi ma, allora hai parlato della tua creatura, ma Ciccio Ricca che fa il coordinato, mi spieghi cosa fa? Cosa fai Ciccio Ricca? Io coordino. Sappi una cosa, che normalmente nelle grandi redazioni un direttore quando deve essere messo da parte gli danno il coordinamento editoriale. Dici, ma che fa? Niente. Però ho detto, da parte, gli danno lo stipendio bello. Lui prende lo stipendio. Io prendo uno stipendio, insomma, del Monopoli, e in questo senso... Sì, per adesso, in questo sì, senso è coordino. Coordino, in sostanza posso passare da... È la rielaborazione testi a distribuzione tipo Pony Express, insomma, questo è un taglio un po' ampio, ma qui non ti occupi di sport? No, come mai? Questa è una vita monotona. Solo sullo sport, andiamo sulle nuove tendenze, sul sociale. Beh, insomma, oggi ormai chi non è social? No, tutti. Esatto. Io sono social sicuramente. Qualcuno lo conosco che non è social, a dire il vero, però vabbè. No. Io sono un asocial. Ma non è vero, assolutamente. Io sto notando, scusate, perché passiamo da oggi è una giornata un po' particolare, una trasmissione un po' particolare. Sto guardando il nostro Poldo, che nel suo mondo non ci sta oggi né dicendo nulla, non ci sta rimproverando. Nulla. Ma Poldo chi è? Quello dei panini, no? Sì. Io sono social. Ecco, lui è sociale pure. Pazienza, che vuoi che faccia? Comunque, allora scusa, quindi diventerà questo... E quindi diventerà settembre-ottobre, ci sarà la prima uscita effettiva, il numero uno, sarà un bimestrale. Almeno, i progetti sono questi. Poi, insomma, voi stessi mi insegnate che il cartaceo è una... È un'impresa abbastanza lunga vita al cartaceo. Ma ragione, perché è un free press e quindi lunga ci vita al cartaceo per tutti i motivi senza che dubbio, possiamo immaginare. Senza dubbio. Senti, ma secondo te che tipo di risposta può avere? Qual è il target a cui voi vi rivolgete? Allora, il target a cui ci rivolgiamo, ma diciamo che cerchiamo di abbracciare un po' tutti. Social non vuol dire per forza giovani, chiariamo questo aspetto. Ma la mia è una domanda importante, intelligente proprio per questo. Assolutamente, è vero, infatti è una domanda. Ma noi vogliamo disturbare senza fare caos, il succo è questo, vogliamo disturbare e farci sentire, perché comunque anche gli articoli sono belli tosti e forti, però senza disturbare. Quindi... Tra l'altro, soprattutto incentivando quello che, ti ripeto, la lente è l'arte, quindi comunque portando avanti quelli che sono gli artisti possibilmente nostrani. Mi sembra giusto. Francesco Russo è stato protagonista, questo me lo devo sparare, scusa. Okay. Stato protagonista quest'anno di un'annata assolutamente importante. Perché lui che cosa fa? Il Nordinary Sunday, lui era, era uno responsabile artistico. Sì, e poi sì, in un certo senso di questo appuntamento domenicale che si svolgeva al MA di Catania. Faceva? E lui diciamo coordinava 50 e passa artisti, esatto, che sono tutti gli artisti, ha fatto ruotare tanti artisti al massimo, una bella annata. Insomma, Francesco Russo fa un sacco di cose, ma adesso io voglio chiedere a Francesco Liotta, ma dove stai andando? Prima dove stai andando? Adesso dove vai?
Sì, scusa, no. Allora, io domani parto. Ok. Adesso... già quello è, andato, è già stato fatto. Andiamo ad ascoltare prima di andare via Neffa e Neri per caso. Hello? Hello, Bill. This is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Farmacia San Mauro. Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Tutto Musica. Il negozio di strumenti musicali che stai cercando. Ampio showroom su tre piani espositivi di pianoforti a coda e verticali, nuovi e usati a prezzi sbalorditivi. Assistenza tecnica sui pianoforti, accordature e riparazioni. Si effettuano anche registrazioni audio. Tutto Musica e anche service audio, luci e video. Ti aspettiamo. Tutto Musica si trova in via Don Luigi Sturzo 12 Giarre. Info 095 93 46 23 e su Facebook Tutto Musica. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Globus Magazine, cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP. Francesco Russo, chi sono questi collaboratori? Adesso sì, ci avrei pure me come collaboratrice, però questo è un altro discorso, ne parliamo dopo. Dai. Allora, Raimondo Ventura, Agnese Failla, Valentina Chisari, Laura Gallo, Mr. Ripley, Mattia Iechino Serpotta, Antonio Sortino, Mr. Pera, Vladi Art e Massimiliano Marchetti. Adesso chiudi e ce li dici dopo. Ok. Io te le mani. Bravo! Dai, chiudi, forza! E poi c'è anche abbastanza noti, certo, sì, tra l'altro sono tutti giornalisti, noti. Certo. Mattia parentesi Iachino parentesi chiusa Serpotta, mi sembra che sia certo, certo. Un grande, ha sbagliato professione, esatto. Lo dico sempre. Comunque in copertina sai come si chiama il dipinto? No, come si chiama? First selfie. Certo. Primo selfie. Quindi uno doveva vedere già lo capiva subito. Vabbè, certo, scusami, il bimbo che è già in grembo fa il selfie. Sì, in realtà poi se leggi l'intervista l'ho scritto. Come mai ti è venuto in mente di fare quest'opera? Presente in copertina, così si capisce. Così la gente se leggi, sì. Vabbè, l'arte d'altronde si deve anche capire, no? Sicuramente. Si deve interpretare, no? Interpretare. No, perché se qualcuno mi ascolta va bene, ok. Va bene, e no. Quindi Ciccio Ricca sta leggendo, si sta distraendo. No, allora, ragazzi, sto leggendo qui. Stai vedendo se questo numero c'è scritto. Sto cercando di leggere se c'è il mio nome, così c'è scritto. No, dovresti avere forse qualche diottria in più, però va bene. No, vabbè, è chiaro che questa è una trasmissione un po' pazza, nel senso che a questo punto cosa possiamo dire, cosa possiamo chiedere a loro? Se no, abbiamo chiesto di questo, abbiamo chiesto del social art, abbiamo chiesto... Allora, a questo avete punto, sponsor? Ecco, vado io. Un'altra domanda? No. Abbiamo sponsor? No, il problema è questo. Stiamo lavorando. Ci proviamo. La mia domanda era diversa. Cioè, ma quanto vi costa e quanto dovete guadagnare per poter... Allora, ok, questa è una bella domanda. Mi sempre piace per i soldi perché, del Monopoli. Certo. Mi piace perché in realtà il giornale non nasce per guadagnarci e si può notare anche se il fatto che comunque i loghetti, che insomma quegli piccoli sponsor che ci sono, che ci hanno supportato, sono messi proprio in un angolino e basta. Ho voluto proprio evitare volontariamente la... Io li sto cercando. Infatti. Alla fine. Sì, non ci sono, non sono come... Scusa?
ci volono i soldi. Ci volono i soldi, esatto. O come dice qualche insomma, a Catania annesce i soldi. Certo, esatto. Ovvio. Ah, okay. Quindi pochi ma buoni, pochi sponsor ma buoni, e comunque resta sempre un giornale di informazione e voglio che sia questo. Poi certo, se il magazine andrà e si guadagnerà qualcosina, è normale. Quindi ringraziamo questi sponsor che ci hanno supportato per questo numero zero, che sono il Ma Musica Arte e Polaris Eventi. Ma dimmi una cosa invece, ma le fotografie dei vostri collaboratori, cioè, sono date appunto in dotazione anche la lente di ingrandimento, esatto, lasciamo questa luna di mistero. No, ma è fatta, non mi dire che tutto è fatto apposta, perché non ci credo. Ti giuro, no? Perché vogliamo dare importanza all'arte. Infatti sul web neanche ci saranno sento il nome e basta. Quale scuola hai fatto tu? Quella di diplomazia per caso? Cioè, perché... No, guarda, parli con la persona meno diplomatica. No, vabbè, diciamo che non ci hanno chiesto. Gli hanno chiesto così, hanno chiesto di non essere troppo pubblicistica. Oculistica. Ho capito. Quindi anche nel caso Andrea Guglielmino sarà messa nel quadrino. Ovvio. Una foto vedi, così. Io per esempio non potrei mai essere un loro collaboratore. No, certo. Perché per entrare solo la mia faccia ci vuole altro che... Non male che lo scrivo. Ecco, infatti, per cui dico... Quindi il prossimo numero sarà settembre-ottobre. Sì, il prossimo sarà... In teoria il 1 ottobre. In teoria. Quindi durante quest'estate settembre potremmo raccogliere un sacco di materiale. Esatto. Scusate, è un foglio, per cui cioè, no, vabbè, dai, sto scherzando. Dico, nel senso, per il materiale, raccogliere il materiale tutta l'estate. Però io sono invece molto curioso di vedere. No, ma faremo una selezione. Si farà una selezione. Sì, certo. Ecco, allora, ecco, il coordinatore editoriale serve a questo. Esatto, perché è tutto pianificato. Facciamo questo articolo, tutto studiato. Esatto, ecco. Perfetto. E Razzi che cosa c'entra? Razzi c'entra perché in realtà serve più che altro per la capigliatura che ha. Grazie. Sembra un casco, come dice Mattia Serpota della Gilera, e quindi c'è tutta una dissertazione sul fatto che questo personaggio 40 anni fa avesse questi capelli, e quindi di conseguenza noi che ci facciamo oggi le foto da pazzi con capigliature assurde, chi li vedrà fra 40 anni riderà come noi stiamo ridendo di Razzi adesso. Ho capito. Il succo, Paolo, in breve, non ti preoccupare, tu fai ridere già da ora, non c'è problema. Il succo è questo. Va bene. Bello. E invece adesso, a parte questo progetto editoriale, tu che stai facendo invece, caro Francesco? Allora, io sono appena diventato da qualche giorno responsabile editoriale della casa editrice Inkwell. Ah. Tanto per cambiare. No, scusa, cioè... no, stavo vedendo, da qualche giorno sono diventato papà. No, per favore, ancora. Cioè, ancora. Ma siamo in streaming. Scongiuri in diretta. Si sono anche visti, tra l'altro. Sì, sì, esatto. Avevo dimenticato. La videocamera puntata. No, e poi una cosa, non vorrei che tu, la tua ragazza, la tua fidanzata, ti adesso in questo momento. Speriamo che non mi sia non ha detto nulla. A parte, lavoro sempre nella scrittura perché sono sempre direttore responsabile, a parte di Usocial, di altri due magazine. Poi corsi di scrittura creativa, sì. Sempre. Tu hai la via del Guglielmino, mi sembra, che stai correndo la via del Guglielmino. Un po' sì. Ecco, ecco. Con Davide, infatti, con la Non lo so, chi è Guglielmino? Parente? No, non è mio parente, però. No, salutiamo Davide Guglielmino. Sì. Ecco, ciao. Scusate. E poi invece libri? E libri sto scrivendo, sono passati 2 anni, sempre questo ultimo romanzo, sono all'ottavo capitolo, procediamo, però insomma mi devo sbrigare per forza. Tu sei come una persona a me molto vicina, mio figlio, che deve, sto studiando e poi naturalmente fa 2000 altre cose, e poi questo studio. Ecco. Diciamo che fa questo, ok. Quindi era questo adesso? Non si diverte molto di più. All'ottavo capitolo. Sì, sì. Era un verso, sembrava uno strisciato. No, ha pensato a mio figlio mentre sta studiando. Vabbè, ok. Ecco, sì. Andiamo avanti, dai. Vabbè. Allora, quindi sì, sto scrivendo questo libro e spero di presentarlo al più presto. Quanto prima, sì. E poi verrai nuovamente qua. C'ho tutti qua, proprio tutti, da tutti i lati. Ma soprattutto...
Ma soprattutto diventerai papà. Quella cosa. Dai, dilla tu. Stiamo portando avanti un progetto, non possiamo svelarvi molto, anche perché è ancora un progetto in embrione, come quello. Ovviamente. Perché quello è quello di 8 mm. Scusate, abbiamo parlato di parti, abbiamo parlato di figli, abbiamo parlato di embrioni. Stiamo prendendo una strada che non mi sta piacendo. Esatto. Ragazzi, scusate, vi volevo dire che in questi studi, sia nella parte qui, già è nato un bimbo tra Valentina, ha avuto il suo primo bimbo che si chiama Alessandro. Anche Laura sta aspettando un altro bambino, quindi non parlate di bimbi perché qua dentro sono degli studi fecondi. Il progetto in embrione, ma in fase di elaborazione. Anche quella può essere, però dai, state lavorando. Insomma, un progetto comunque sempre un progetto editoriale, diciamo così. Insomma, ci stiamo lavorando su, magari in seguito avremo modo di darvi qualche dettaglio in più. Saremo io e lui, poveri pazzi, insomma, vediamo. Sicuramente sarà un bellissimo prodotto. No, dai, un progetto la prossima volta verrà scritto più grande. Sicuramente avremo modo di parlarne meglio magari in seguito. È comunque una cosa professionale. Ci vediamo fra 9 mesi, Mesi. Comunque, è una cosa professionale, non si direbbe dalle facce, però ci siamo provati. No, va bene. D'altronde, scusami, i giornalisti ormai devono andare avanti a progetti. Sicuramente. Bisogna sbarcare. No, vabbè, ma sicuramente loro sono molto bravi, quindi sicuramente non avevano problemi e li vedremo qui con il nuovo panorama. Dai. Cos'è? Corre? Siamo alla fine, purtroppo. No, non nel senso, non è che siamo alla frutta, siamo già allo scontrino. Siamo allo scontrino. Noi vi ringraziamo, grazie di essere qua. Grazie a voi, ragazzi. Vi rinvito nuovamente per la vostra prossima chicca, perché è così. Grazie Francesco Russo, grazie Ciccio Ricca. Grazie a voi. Io non ti ringrazio. Quindi la figlia si chiamerà Chicca, davvero. Emozionante però essere qui. Facciamo una cosa: la conduzione. Il prossimo film che farò, naturalmente, verrò ospite da voi. Certo. E quindi voi farete i giornalisti. Facciamo a giro. Va bene, ok. Ciao Franco, ciao a tutti. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Questo programma è offerto da Affizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Affizzonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Vaccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Vaccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb they do.